Io, salve. Beh, vada. Allora, come dire, finalmente nell'ultima puntata abbiamo reso Karren il vero main character della run. Per ora verissimo. Per ora verissimo. Un attimo solo che mi autopotenzio. Voilà, che figata. E niente, la settimana scorsa siamo entrati nel negozio dei maghi e abbiamo detto lo compro. E li abbiamo scassati di botte e quello è stato abbastanza facile. Abbiamo sventato gli assassini, giusto? Sì, tipo subito. Sì, abbiamo esatto. Un botto di roba l'altra volta. Sì, abbiamo sì. Salvato il babbo di Will, senza Will perché chiaramente Will è superfluo. Vieni qui. Cos'è che abbiamo fatto l'altra ancora? Abbiamo distrutto la fabbrica degli automi e salvato i chierici di Gond. Giusto, tra l'altro abbiamo shottato il mega mecha nella fabbrica dei... La dei fabbrica indiani. Dei mostri! Non ha fatto neanche un turno quel coglione. Esploso, cazzo. E niente, è stato molto bello anche la scena in cui scappiamo al rallenti. C'è ancora, se non sbaglio, Leisel sì. Rapita. Sì, Orin è arrivata, cioè praticamente Leisel stava tenendo un coltello puntato alla gola di Yenna. Dice, ah, lei in realtà è Orin. Io le ho detto, oh, calmate. Ah, giusto, devo cambiare la scena. Io le ho detto, oh, teso, calmati un istante. E appunto si è rivelato che Leisel in realtà era Orin e Leisel è stata rapita da chissà quanto tempo. E gli ha detto, ah, se vuoi salvare Leisel devi prima ammazzare quella persona brutta che non si lava di coso, non Ketrick Thorm, l'altro coglione, come si chiama? Gortash. Di Gortash. Gortash. Ammazza Gortash, io non ammazzo Leisel e poi ci vediamo nel Tempio di Baal. Che voglio dire? Come rendezvous ne ho visti di peggiori, eh? C'è Will con un punto esclamativo sulla testolina. Vado! Vai! Tu parla con Will, io parlo con Will. Che perché iniziamo con lui, perché dobbiamo parlare anche con Ulder Ravengard, per sì. Un motivo carino. Abbiamo tantamente poco tempo. Dovremmo spiegarci allora l'intento si sta allagando. Tu devi evocare i tuoi amichetti belli? Ordino, sì, adesso evoco la mia truppa. Sì. Parliamo con Ulder Ravengard. The Absolute's voice is gone, but sì, ok. Florric se n'è andata, credo che tu debba sapere. Chi è morta Florric? Chi era già Florric? Non era la tizia di colore che abbiamo salvato nel primo atto? Esatto. Oh, esatto. Ops. Lei, sì. Mi spiace. C'era del tenero tra te e Florric, ammetterlo. Dipende dalle nostre azioni? La morte di Florric, forse, non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro, mi pare di sì. Non credo, sai. Ah, raccontami di Ansur mentre là dietro fa un casino. Leggi Delia che è importante. Ansur dorme sotto la roccia del dragone. Verrà in aiuto della città quando sarà in difficoltà. È vincolato a farlo da un giuramento. Va bene. E allora noi dobbiamo andare e torniamo a Baldur's Gate. A Baldur's Gate, mate. Oh, Gate. Perché non mi gira la... Esatto. La camera. Usciamo dall'accampamento, torniamo a Baldur's Gate. Va bene. Tonia, grazie per il sub. C'è Kirin che fa la cacca. Eh sì. Karren. Solo che ci si arriva da... Karren e Valle seduti sotto un pino. All'altra zona? Tratto meridionale? Ci amiamo. Giusto? Stai entrando in un'altra regione. Giusto? Stai entrando in un'altra regione. Intenzione di precedere? Sì. No, ma in realtà sì, non dobbiamo... Dobbiamo andare al tratto meridionale, no? No. Dico una cazzata? Dici non una cazzata? No, è alle porte di Baldur's Gate, ma già in questa mappa. Dici le azzate. Dici le azzate. Dico una cazzata? Dici le azzate, Simone. Mi ricordavo che era tipo sotto al ponte di Baracca. No? Uè, attacca! Baracca è il suo ponte. Aspetta, vediamo.
Magari no, tanto non cambia molto. No. Poi direi di andare a spaccare il culo a Gortash e poi andare a salvare Lazel, che non me la darà comunque, ma va bene. No, ormai no. Lo so. Andrea, nel 2024 puoi davvero pensare che basta salvare la vita a una persona per aspettarsi qualcosa in cambio? Ma poi scopare dopo i 25 anni è ridicolo, dai. Ma piantala, ma cosa serve? Ma infatti, niente, è soltanto un atto primordiale ridicolo che non ha senso. Mouse? Ok. Allora, se tu guardi, vedi? Siamo chiaramente la quarta città. È qua, è qua. Fortezza di roccia del dragone? La tana di Ansur. Ma io avevo fatto il giro dall'altro lato. Sì. Però è vero. Io mi ricordavo qua. Io mi ricordavo male. Allora, fai strada, uomo capellone. Potremmo andare a parlare con Raphael per riconsiderare il nostro patto. Ma anche no. Non necessariamente dobbiamo farlo, eh. Ma anche no. Solo che si potrebbe. Slime Data, grazie per il sub. Ma non, secondo me non ha molto senso riconsiderare il patto con quel pederasta. Va bene. Delia, tu che vuoi fare? Vuoi fare un patto con... c'è un problema. Sul ponte. Hanno tirato sul ponte. Per quello mi ricordavo che bisognava andare da dentro Baldur's Gate e non da fuori. Ah sì, ma raga, ma avevamo trovato il... Non riesco a saltare fino a lì. No, è perché adesso... dentro. Teleport dentro, l'avevamo trovato. Ma no, perché ti si disattiva se chiudono... Sì, dobbiamo uscire da fuori. Si diventa nemico. Dobbiamo... Oppure potremmo tagliare la testa al toro e... Cassare di botte sti stronzi, dici? Ma non aprirebbe la porta. Dobbiamo fare il giro da fuori. No. Grazie, Dexy. Dico proprio fare prima Gortash. Facciamo prima Gortash? Ma per me va bene. Facciamo prima Gortash. Io sono scesa. È scesa. E da lì dove arriviamo, Delia, che non mi ricordo. Non da controllare. No, non c'è in casa. Vedi i vantaggi di quando puoi c'è volare. Un buco. È un ingresso, Un ingresso c'è, però lo devi fare da... Lo devi attivare prima, secondo me. Non al contrario. Arrivo! La di roccia del dragone. Non so che cosa sia. Non proseguo però perché... Il Mastrota, che onore, grazie dei 20, welcome back. Ma è proprio lui? È proprio il Mastrota? Ciao, è proprio Giorgione? Minchia, grandissimo. Vengo indietro. Questa barca potrei... che cos'è qua sotto, tra l'altro? Una barca. E volando lì ci si arriva, no? Porca, però non mi funziona più il mouse. Non mi fa girare l'inquadratura. Da sotto sto pensando come si può fare questa cosa. Tra l'altro tu ti perderai sempre, dico Gabbo, ti perderai sempre i goal che giustamente non ti seguono. Sì, certo, è vero. Quindi per farti seguire ti basta tornare in accampamento e poi torni dove eri e si resettano. Però siamo in zona ostile qua. Sì, e qui esatto. C'è una porta che non possiamo superare. No, te l'ho detto, lì è da fare al contrario purtroppo. Secondo me... Da dentro fammi provare una cazzata. Andare. No, non posso, per se l'hai bloccato. Ha detto cazzata. Ho capito cosa volevi provare. In pratica, da qui, no? Dove c'è la porta. Ma dal ponte principale. Nella porta della prigione, da qua sotto. E poi saliamo su. Lì c'è un'entrata per la prigione. Noi alla prigione dobbiamo andare. Sì. Allora aspetta. Grazie, mental health. Lanciarvi giù con... Vengo lì. E grazie anche a Radio Soup. Grazie a tutti, ragazzi. Bravo Radio Soup. Bravo zuppa di radio. Questi sono tanti danni. E castati caduta morbida? E puttana! Mi divertiva troppo farlo, scusate. Niente ginocchia per Val. Ho capito, ma mica, ma... qui siamo... Chi è Lady Frey di Oberon? Cosa? C'era un cadavere qui, nessuno si è preoccupato di vedere chi cazzo era. È chiaramente un self-report, Gian Andrea. Esatto, sus. Sus. Non ha niente con lei, allora... Io voto. Ma io voto, Ma io, io so, anche solo per curiosità, un parlare con i morti lo farei, anche quello così mi scagiono. Vai. Ma non ce l'ho io parlare con i morti. Non abbiamo
non abbiamo l'amuleto, l'abbiamo venduto. No, no, certo, no, ce l'abbiamo, no. Ce l'abbiamo. Lo, ce l'ho io. Sì, 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 ce l'hai tu. Tu parlavi con i cadaveri, tu e le tue cose da. L'altra da, cosa che abbiamo fatto da God Girl. Che abbiamo fatto quella robetta del Monaco. God Girl shit. Abbiamo fatto quella robetta del Monaco pazzo. Sì, vero. Con la risata. E abbiamo anche dissotterrato Coboldi. Esatto, esatto. Andiamo. Farlo, metto l'amuleto. Vai, vai. Parleton col morton. Ma se devo farmi gli occhiali e vado da Gabbo, un foto... No. No, non funziona. In silenzio. Ah. Ah, ok. E allora si entra nella crepa del muro. Sì. Se devo andare da Gabbo a fare gli occhiali? E vado da Gabbo, un foto homo kiss me la becco. Tra te e Gabbo. Cioè, nel senso, vuole una foto di me e te che ci baciamo se si fa gli occhiali da te. La risposta, ovviamente, è sì. Una opportunity particolare. Esatto, esatto. Io volevo volare. Una foto op molto particolare. Ma ah, che... i gol saltano! Let's go! Ma cosa vuol dire che il mio arco fa in automatico dardo tracciante adesso? Mi sembra un po' rotta come roba. È un arco leggendario. Cioè, quindi poi i colpi, i bersagli colpiti... non possono diventare invisibili. Di colpire. Sì, sì. Sì, più che altro noi abbiamo vantaggio a colpire. Voi avete vantaggio dopo. Madonna, è una roba rottissima, ragazzi. È molto buono. Delia? Sì. Madame? Uno? Delia, apri la porta! Vai. Esatto. Madonna santa. Vabbè, certo, questa pure è un'alternativa. Madonna santo Dio. Scusa. Ho fatto tre. Mi dispiace. Però vabbè, allora c'è un sacco di gente e sono tutti nemici, credo, automaticamente per via delle nostre scelte finora. Sì. Comunque, vai, magari riesci a intimidire. Ugni Varus. Ma se volete... Ma mi sa che parte direttamente il fight. Vuoi tirare il coso di la Thunder? Vuoi metterti il robo di la Thunder? Per tirare un laserone? Ma sì, perché tirare no? Il laserone, perché poi tanto te con il tridente basta che lo lanci e quando ti torna te lo equipaggi in automatico. Aggiunge la mercanza. Senza spendere un'azione. Devo vedere se ce l'ho ancora la mazza. Quindi potresti... Beh, minchia, mica avrai venduto il sangue di la Thunder, sei pazzo. È possibile. Sei pazzo? Gian Andrea, tu hai un problema con i soldi, sono eh? Sono dei babbioni di livello 8. Ce n'è uno di livello 10 con 40 punti vita. Ma sì, sì, ma infatti se volete... Ma sì, dai, faccio una cosa dello Zefiro, via. Dai, Delia, botte! Mi sono mancate, posso dire che mi siete mancati? Anche a me, anche a me. No, qualcuno mi devo avvicinare. Vai, vai. Comunque no, forse il sangue di... Andiamoli in fretta che abbiamo parecchio da fare stasera, sì. Vai. Sangue di la Thunder fight, credo che sia sia l'accampamento. Non penso di averlo venduto. Forse sì, perché non me ne frega un cazzo, però potrei averlo venduto. Sì, sì, no, ci sta, ci sta. È perché una volta che ho trovato il tridente, ma il resto non serve. C'è ancora quella roba che l'avevo respeccata, quindi è rotta, fa 15 attacchi turno 1. Uno è morto. Boom. Uno è morto, mi sa. Che succede, Delia? Cos'è questo tono? Un poco malvagio. Esatto. Oh no, non ho fatto il terminatore, scusate. Che quando mai? Va bene, vado a prendermi una Red Bull, che sennò col cazzo che rimango sveglio. Scassalo di botte! Scassalo di botte! No, non la scassalo. Gian Andrea che canta in sottofondo. Po 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 po. Tu devi fare catena di fulmini, eh? Sì, ma qua serve fare la catena di fulmini contro sti stronzis. Cioè me lo te... riposo breve catena di fulmini. Riposo breve catena di fulmini. Ma allora mi fa il fulmine, ma di cosa stiamo parlando? È finito il fight. Ah! GG. Ma io non ho fatto niente. Non ti il mio lavoro qui è finito. Ah no, la tizia era qua. Era in una di ste celle, quella che dicevamo, Duca, è morta la gente. In realtà era in una di queste celle.
Non so se la troviamo ancora. Le chiavi delle prigioni, eh? Vediamo, perché io mi... Qui, nelle celle, c'era gente. Noi non ci siamo andati. Sì. Quando 8! Cosa, Delia? Non dobbiamo venirci qui per... Ma è come puoi immaginare, in realtà è infinitamente libera questa scelta, quindi... Non con quel tono, questo è certo. You're the one pestering old men in cages. Now scram with your sour. Qua mi dà la roba, ma io suppongo che sia solo per entrare, tipo. Non so da dove. Ma t'ho pure liberato, vaffanculo! To. Inventare condiviso. Comunque sì, lei la trovavamo qui, incarcerata. E potevamo farla uscire. Sì. Me ne ero dimenticato. Però è morta? Sì, Vario perché non siamo venuti. Perché abbiamo trovato il Duca Ravengard prima di lei. Quindi lei prima muore. Lei. Va bene, va bene. Allora andiamo su da qua. Passaggio. Dove ci sono le scale. Premo. Passaggio dove ci sono le scale. Qua sulla sinistra. Siete tutti nel punto sbagliato. Bravo, Gabbo, che sai i trucchi. Siete tutti nel punto sbagliato, non so perché siete... Cosa stai cercando di fare, amici? Aprire la porta. Scusa. Ma andiamo sopra, che ce ne frega che sta qua giù. Perché è da qua che si entra. No, tu dici che è da qua. È da qua, è vero. Tu dici direttamente da qua, LOL. Sì. Hai ragione. Sì, 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 hai ragione. Sì, sì, sì. Hello! Gli enigmi li facciamo fare a cosa, no? Adelia? Sì. Poi se si... Poi se è stuck, le diamo una mano. Va bene. Ci metteremo 3 ore. Beh, è un po' la tua run questa da quando siamo entrati nel terzo atto. Sì, perché noi l'abbiamo finito. Ormai nel tempo noi l'abbiamo finito. Madonna, sto mouse. Devo cambiare il mouse. Uccello di ferro. Si gode. Uccello di ferro si gode. Che strana scelta conseguenziale di parole. Una scelta, vero? Intanto io leggo qualche testo, così Delia fa un po' di contesto di quello che stiamo facendo. Tana del Dragone, incredibile. Le leggende erano vere. E noi ci siamo ritagliati un posto al loro interno. Dimostreremo il nostro valore con spade non arrugginite e incontreremo finalmente il drago buono. O almeno così preghiamo. Che gli dèi benedicano la nostra impresa. Devi parlare con la statua di Baldur. Il drago buono. Delia. Statua di Baldurin. Delia, parla con la statua di Baldurin. Questa qua. Ha iniziato subito a scassinare. Figa. Subito, sì, non perde tempo. È la cosa più giusta che puoi fare, comunque. The Palisades fall. The earth just trembles. Oh, Madonna. Però, Simo, detto internos, io non so se farei questa missione adesso. Ok, ok, parla adesso, vai. Dicevo, non so se farei questa missione adesso o aspetterei un pelo di più. Perché? Non mi ricordo motivi per aspettare di più. Delia, puoi uscire un attimo dal server Discord, per favore? Che? Devo dire una cosa senza fare spoiler a te. Vi muto. Mutati, dai, mutati, vai. Mutaci, mutaci. Poi ti tiro un urlo in casa per smutarti. Ok. Dimmi quando hai fatto. Non può, diciamo. È per quello dicevo esci dal server, così sentivamo il pupù. Tira su intelligenza. Sei fuori? No. Silenziati, dovrei aver visto. No, cosa ho combinato? Sono sei tu, no? Clicca sulle cuffie in basso. In basso. Ci senti? Ci senti ancora? Sì, ci sente ancora. Quando dovrebbe essere... È difficile? È per quello dicevo esci dal server, è più facile. Server, me ne vado su. Esatto, spostati un secondo. Burum, eccolo qua. Okay, allora, vai, dicevo, se aspettiamo un altro po' e metti che Delia è così perversa da chiavarsi l'imperatore, hai idea di che botta emotiva più pesante sia scoprire che quel grandissimo figlio di puttana è Balduran? No, non succederà, già. Non ho credo. Capito, però aveva senso proporlo. Sì, ho capito. Mi ero completamente perso che c'era questa opzione, ma no. Sì, va bene, va bene. No, dai. Va bene. Delia! Credo. Ah, no, scusa, devi urlare tu, Simo, non io. Spostati! Puoi tornare?
Bello che siamo in 47 nel party comunque. Sì. Ok. Oh, raga, io avevo parlare con i morti rituale. Vabbè. Vabbè, ma ci abbiamo l'amuleto. Io sono Degna, aprimi la via, brutto stronzo. No, tu sei Delia. Diglielo. Tu sei Delia, non sei Delia. Degna, sei Delia. Bella questa. Però, porca troia. Ancient answer, hear me. A champion is proclaimed. Meo. Meo, non mi dire che tu. Let your judgment follow. Ma... Guarda che anche i guri iniziano a girare intorno a Gian Andrea. Sì. Sì. Ho tanti amici. Perfetto. Aspetta, mettiamoci qua che c'è più spazio. Hai capito dove siamo, Delia? No. Attenzione. Se dovessi teorizzare dove siamo, in base a quello che hai visto finora. Yeah. Ho tanti amici. Giro, giro, tondo. Chi è il protagonista di sto posto, almeno? Hai appena parlato con una statua. Nel senso, questa città un sono mago, le porte no, di un rincoglionito. Mago. Un mago, un rincoglionito. Un mago rincoglionito. Allora, Delia. Grazie, Vincenzo. Ti spiego. Baldur's Gate è stata fondata da un eroe chiamato Balduran. E tutte queste statue rappresentano proprio quell'eroe, Balduran. Che cazzo è successo? Vai. Balduran, che è considerato una figura estremamente importante, molto rispettata, è un po' tipo Garibaldi per noi. È vero, è vero, è vero. Confronto con Garibaldi. È verissimo. I'll be sure about that. Il Balduran come Garibaldi, un trattato... Ma anche sto cappello, sto cappello da deficiente, sembra un corazziere. Sembra un po' un gendarme. Che, cioè, a vedere la statua mi sembra un granché... Vabbè, raga, posso castare? Rimuovi maledizione sul giudice. Aspetta, fai prima... Facciamo prima decidere a Delia dove andare e che enigma vuole affrontare per prima. Una serie di... Esatto, noi adesso dobbiamo affrontare una serie di prove. Per dimostrare che siamo degni del fondatore di Baldur's Gate, che si chiama Balduran. Lo scopo è aprire il portone di ferro. Esatto. Sì. Adesso provo a scassinare. Esatto. No, non questo portone, quell'altro portone grosso. Sì, sì, quello lì. Sì, ha capito. Vuole provare da possiamo fare. Oh no, gli scacchi. Che schifo. Gli scacchi. Vai. E Balduran, oltretutto, ti aggiungo un dettaglio, aveva un grande alleato in battaglia che si chiamava appunto Ansur. Ansur, che era un drago d'oro. Ti ricordo che nel mondo dei Forgotten Realms i draghi cromatici, quindi rosso, bianco, nero, verde, blu, tipo Power Rangers, sono draghi malvagi, progenie di Tiamat, un dio a un drago femminile a cinque teste che ha sede nell'Avernus, negli inferi. È un drago con le mine. Esatto. Mentre invece, infatti, tutti i draghi cromatici sono la sua covata. Mentre invece i draghi metallici, bronzo, argento, oro, ottone e rame, sono, diciamo, dei cugini dei draghi cromatici, ma buoni. Mio cugino era un drago di bronzo. Infatti, se tu mi guardi, io sono chiaramente un drago bianco. Perché sono bellissimo e stupido. Giustamente. Mio cugino si è tolto il casco. Dai. Io gli scacchi non siamo non due cose totalmente opposte. Parla con Balduran. Parla con Balduran. È lui che ti fa la prova. Una cosa alla volta. Dai. Era meglio stare È una call conoscitiva. Una call conoscitiva con Garibaldi. Il re deve cadere in due mosse. Allora, come puoi dare scacco? Il re nero. Viola. Esatto. Come fai a far cadere il re bianco in due mosse? Gli tiro una freccia. Frecciotta. Allora. Non lo so perché io non conosco gli scacchi in realtà, quindi... Allora. In realtà, no, guarda, ti voglio dare un assist. Potresti ovviamente vincere questa partita di scacchi in maniera piuttosto semplice. Oppure
il pezzo del re nero è debole al fulmine. Come fai a ricordarti tutta la lore di Dungeons and Dragons? Credo di essere nello spettro dell'autismo e sono fondamentalmente scemo. Non ti fare autodiagnosi, Gian Andrea. Non mi fare incazzare. Ma la facciamo, poi facciamo un controllino tutti e tre. No, no, facciamo un controllino io, Gian e Deli, andiamo dallo stesso tipo. Esatto. Ciao, siamo tre autistici autodiagnosticati. Vogliamo vedere se abbiamo ragione solo per poterlo sbattere in faccia a Gabbo. Esatto. Sì, ok, avete ragione, avete un pezzo di carta. Allora. E questo Gabbo è in questa stanza in questo momento? Questo Gabbo. No, Gabbo è il nostro amico che vende gli occhiali. No, non abbiamo molte frecce elettriche, quindi secondo me... No, però io ho stretta. Lui raga. Esatto. Ho stretta folgorante, quindi... Vai. Ah, io? Ma no, ma raga, ma giochiamoli sti scacchi. Giochiamoli sti scacchi. Cioè, una regina e un alfiere. Delia, questo è un alfiere. Si può muovere solo in diagonale. Delia, questa è una regina. Può muoversi come cazzo le pare, tranne a L. Vedi, te lo fa vedere anche lei dove può andare. Vai. Ora. Sì, ma raga, ma è chiusa. Is it though? Non ne ho idea. Non è... Cioè la faccio andare davanti al re, la regina, e poi lo spazzola via. Allora, se il re si va a mangiare il pedone, è cosa buona e giusta. C'è questo pedone però che potrebbe minacciarla. Però negli scacchi non può mangiarti la regina, perché sennò il tuo alfiere ha scacco sul re avversario. Quindi questa è una mossa vietata. Quando... Fine. Esatto. Quindi hai fatto. E quindi quella pedina la mangiamo gratis. Grazie. Quindi vieni Delia, quindi clicca su questa regina e spostala sul pedone. Vai. Il pedone quello in fondo laggiù, giusto? Questo. Sì. Questo. Vai. Niam. Normalmente... Fine! E lui, esatto. Non ancora fine, perché lui adesso no, si sposta. Però ora si è spostato perché il re, quando è sotto scacco, è obbligato a muoversi in modo che non sia più minacciato da un pezzo avversario. Ma ora tu sei in una posizione di giga vantaggio, perché il re è qui e, come ti dicevo prima, questo pedone nero non può mangiare la regina. E se tu la regina la sposti in un modo in cui il re non può mangiarti la regina e non può nemmeno spostarti in altri punti, quindi cosa dovresti fare con la regina bianca? Andare lì in avanti? Lì in avanti dove vuol dire? Pinga. Vicino Pinga. Al re. Però se lo mandi vicino al re, il re ti può... Se lo mandi qua... Si mangia la regina. Esatto, il re... Io non so che cosa significa... Cioè, fare scacco, che significa andare... Vuol... Cioè, io pensavo che fare scacco significa... Andare in fondo dall'altra parte. No, quello lì è un No. Questo che intendi tu è quando quando un pedone è un'interpretazione figa. Allora, in altre modalità in pratica, dove se tu arrivi con un pedone al fondo della scacchiera, puoi sostituirlo con un altro pezzo, in pratica puoi evolvere il pedone. Mentre invece scacco vuol dire per fare scacco una tua pedina il turno dopo, cioè tu la muovi in un punto dove, se il re non si muovesse, il turno dopo verrebbe mangiato. Quindi tu, per dire, il turno prima il re era qui, e se non si fosse mosso, con la regina potevi mangiarlo. Ora il re si è mosso qui. E quindi costretto a muoversi. E non è più sotto scacco, quindi tu devi andare in una posizione che lo metta di nuovo sotto scacco. Se tu lo metti qui però, il re non deve per forza scappare. Se ha possibilità, te può mangiare e uscire dallo scacco. Quindi tu devi mettere la regina in un punto dove metta sotto scacco il re e non possa essere mangiata. Ho capito, ma così faccio due mosse ma non ho vinto. Lui sì che hai vinto. Non è vero. Sì, no, sì. Assolutamente ne basta una. Ne basta una in questa situazione per vincere. Adesso. Non so dove posizionarmi allora. Ding ding. Qua. Ding. Perché se tu muovi la regina qua e ti mangi il pedone, la regina... può mangiare in un qualsiasi dei quadrati intorno a lei, quindi anche dove c'è il re. E se il re volesse mangiare la regina, non può, perché diviene sotto scacco dell'alfiere. Questo qui, che proteggeva appunto la tua regina. Quindi in ogni caso in quella posizione l'avrei papà. Abbiamo finito finalmente, esatto. Possiamo tornare alla parte divertente del gioco. Ma a me piacciono gli scacchi.
anche stai a me. Parlando, stai parlando con uno che a Magic gioca aggro, Gian Andrea. Ah, già, è vero. Persona, cosa fede. Porta una e persona? Cosa porta una persona a giocare mono rosso goblin? E nel tornare indietro una delle statue si è attivata e quindi adesso mancano le altre. Sì, abbiamo altre tre prove da superare. Dove sono queste prove? Ma no, non ci sei sopra, Delia. Ah, questa qui, questo del giudice. Devi sempre parlare sì, con la statua. Sì. Sempre parlare con la statua. Po 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 pi po 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 po. Piro po po. Po 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 pi. Mm-hmm. Come puoi immaginare, ci sono più soluzioni per una qualsiasi di queste prove. Raga, ma avete venduto il cappello che mi metteva carisma 20? No, è impossibile. Non può aver venduto addirittura quello. Ce l'aveva in base. Ma io non sono un venditore compulsivo. Secondo me ce l'hai il cappello. Diritto di nascita. Bro, ce l'hai il cappello della Piro Rapidità. Ah no, questo è il cappello della Piro Rapidità. No. Dov'è l'altro cappello? Cioè, secondo te ti vendo il cappello del carisma e non ti vendo l'altro cappello? Secondo me ce l'hai da qualche parte. Hai provato in mezzo alle cosce. Voi fate le vostre. Voi fate le vostre prove. Io devo esaminare degli zaini. No, si esamina. Non ho capito cosa devo fare qui. Cappello della testa fredda, cappello da mago. No, allora, nel nostro equipaggiamento non è presente un cappello del carisma. Potrei averlo venduto. Oh madonna, Gian. Ah no, diritto non di nascita. No, diritto di nascita ce l'ha Delia. Terza Vabbè. Fila, penultimo oggetto. Thank you very much. Grazie. Grazie Andre Marcus che vedi, io sono anche pronto ad addossarmi colpe per cose che non ho fatto. Quanto sono onesto. Quanto sono paladino. Sei davvero un paladone. Un paladone. Sei talmente grande che sei un paladone. Grazie Sgato. Ci teniamo a ricordare che la presenza del Giappone prevede l'esistenza anche di un certo giappo, se non di un giappino. Ah, interessante questa cosa. Non ci avevo mai pensato. Di un più piccolo, ma non meno. Mentre legge i vari quadri. Ecco. Mentre Delia legge i vari quadri. Oh no, Delia. La sua passione per i quadri va avanti. Esatto, arrivo subito. Vai pure. Andate, raga. Che io sono pronto qua con Dispel Curse per finire questa prova. In men che non si dica. Io non mi ricordo come l'ho fatta questa. Oh, come spazio non sufficiente. Fammi spostare questo foglio e fammi sedere sulla panca di granito. Ah, vengo anch'io. Oh, e via. Scusati. Ma aspetta, provo a sedermi un po'. Puoi farti un po' più in là. Aspetta, ci sto provando. No, mi fa sedere al centro. Aspetta. No, niente, va bene, dai. Mi fa proprio sedere al centro. Aspetta, fammi provare a prenderla dal lato. Ah, secondo me perché c'è il tuo gol che rompe il cazzo. No, dai, non farmi disevocare il gol. No, basta che ti muovi un attimo in modo che... No, se ti muovi ti segue, quindi alzati un secondo, spostati un attimo. Altrimenti aspetta, fammi provare qui. Alzati un attimo. Ah, vedi che io qua mi posso sedere in altri punti? Qua. Ah, prima mi siedo... No, dove vai? Ma sei scemo! Quindi, leggendo i quadri... Ecco, vieni, siediti, Gabbo. Leggendo i quadri, c'era sto tizio con i capelli rossi che ha fatto un po' di furti, ma li ha fatti per... insomma... Per una causa buona. Il giudice in mezzo... E quindi uccidiamo il giudice. Oh, madonna. Mi sono seduto da questa come prima frase. Vai, Gabbo. No. Rimuovi le maledizioni e lascia. Ok. Signore, grazie mille.
Ok. Ora, Delia, ci sono altri tre quadri altri per quadri. Te. Altri quadri. Altri tre quadri. Io torno a sedermi. Ah, Simo, vieni, siediti anche tu. Gabbo al centro, io e te. Vai. Ai lati. No, io e te ai lati, se no siamo sbilanciati. Così siamo a scalare. Siediti, siediti. Gabbo? Cioè... Gabbo al centro. No, centro. No, lo devo fare dal centro. Aspetta. Minchia, si cazzo di ghoul, vi levate dalle palle. Ecco qua, vai. Si gode. Ma che bellini che siamo. Ma con Delia dietro screen. Che lavora. Sì, 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 questo è uno screen. Il lavoro perfetto, all'italiana, va. Raga. Vabbè, è anche oggi. Ma come sembra, Karen sembra che si stia per appoggiare alla spalla di Val, come stanchino. Lo guarda con... Sì, guarda, sì, cosa ormai c'è quasi del tenero. Io invece sono il classico maschio in metro con le gambe larghe che occupa quindi più spazio possibile. Quindi ho capito cosa è successo. Qualcuno si è travestito dal tizio con i capelli rossi, ha fatto il secondo furto e poi hanno giustiziato quell'altro. Quello che in realtà aveva rubato la mela da dare al piccolino bimbino carino. Onestamente non me lo ricordo. Manco io. Non te lo so confermare. Però, ma che cazzo, cioè, io ho letto ste cose. Come faccio? Devi fare una storia. Fare una storia? In questi tre slot devi creare una storia con i quadri giusti. Com'è romantica questa visione, questa vista slot, sulla cascata? Scusami, questi che ci sono qui sopra? Che devo togliere io. Ma io posso lanciare un tuo goal? Oddio, sì, posso. Mouse destro, raccogli. Posso lanciare e un... E ci metti quelli due tu. Goal, per favore. Ok. E poi qua c'è il giudizio. Poi esplode. Qua c'è il giudizio. Qui ci metti l'ultimo. Metti quello che vuoi. Allora... Cioè, queste qui sono le tre cose. Tu devi scegliere che cosa. Qual è il giudizio? Uno dei tre quadri che hai preso. Quelli attaccati al muro non li posso. No, tu devi scegliere quali tra questi tre. No. Vada sul giudizio in attesa. Dei tre che hai preso. Uno dei tre. Cioè, okay. Sono tutti e tre i giudizi. Qual è il giudizio in base a quello che hai visto? È l'impiccagione, no? So, qual è il tuo giudizio? Qual è il tuo giudizio di questa cosa? In base alla storia che hai visto prima, avresti impiccato tu il tipo? No. Allora perché l'altro. Dici impiccagione? Quindi caca? Libertà. Ci butto la libertà, vediamo. Sei ingiusto. Come sono ingiusto? Occhio per occhio. La legge del taglione. Ma sucatevi la minchia. Dovevi mandarlo in prigione e basta. Ho capito. Perché ha comunque rubato. Ha comunque rubato. Ha rubato. Ma vaffanculo. Ha rubato una mela. Ha rubato. Manco avesse rubato chissà che cosa. Va bene. Morite tutti. Così scassali di pugni sti cazzi. Lasciamene vivi un po' intorno a me, sennò io sono inutile. Benvenuto nel late game, quello in cui quelli lenti non fanno niente. Che bello. Sì, io sì,
Ah. Ah. Il furto è reato a prescindere da quello che si ruba. Esatto, Brunhilde. Purtroppo, Delia, è la, la dura verità dei fatti è che appunto se arrubi, arrubi. La dura legge del golf. Esatto, fai un gran bel gioco, però... Mi ha confuso quella roba, mi ha confuso quella roba che ho pensato che uno dei due, cioè quei due con i capelli rossi fosse dovuto essere un ragazzo, invece... Però se non hai difesa, gli altri segnano, Delia, e poi vincono. Che che vabbè, sto zitto, vai. Che cretino. Una canzone degli 883. Eh sì, è da mo' che io e Gabbo ci stiamo dietro. Loro stanno chiusi, ma alla prima opportunità la buttano dentro a noi. Guarda come la buttano dentro a noi. Guarda come l'hanno buttato dentro a sti stronzi. Questo qua lo lasciamo lì a Mizzi da solo. Io adesso farei un bel... Una vita da gondiano. Una vita da gondiano. Grovile dal nulla se ne esce con la PSP a 20 anni! Ok, Grovile, ma calmati. Mi sento vecchio. Pensa a noi. Lancia contro incantesimo su. Fategli ritorsione, per favore. Io ho lanciato un trucchetto. Delia. Sì. La PSP ha 20 anni. Bro, la mia prima console è stata un'Amiga. Sono diventato sfocato. Sì, sì, sì. Faccio il clown. Sì, io guardo Karen sfocato e mi viene soltanto in mente la battuta dei Simpson, quella lì. Non ci credo, ci vedo doppio, quattro Karen. Fuca, pagliaccio. Aha. È la mia volta? Silenzio su Enarion. Ma no, dai. Ma sì. Dai, così abbiamo un po' di pace per un po'. Suca, pagliaccio. Silenziato. Allora. Mi uno, vicino, prima due dici, per favore, e Andrea, tre. Sì, sto vedendo chi sono i tre stronzi. Ok, un attimo! Buttalo, buttalo giù. Buttalo nel posto. Ci sto provando, però non me lo fa fare. Perché il bersaglio, il percorso è interrotto. Sì, vai! Buttami. Let's go! No, se tu fallisci una prova di atletica, no! Io lo rifaccio. Vai. Il fallo, il fallo. Let's go! Bello, da vedere è stato fichissimo. Aspetta, uso la sensazione impetuosa, lo voglio rifare. Addio, schiappa! Dove lo lancio? Dove lo lancio? Lancialo su Val. No. Era un bel suggerimento. No, è fallito la prova. Ma lo posso rifare tanto. Ma come? Io due prove di atletica posso fare. Let's go! Mamma mia. La spazzatura. Questi? E questi da dove cazzo saltano fuori? Buonasera. Sono Ma quindi scusa, se fallisci una delle quattro prove, tutte le altre diventano superflue. A quanto sembra sì, perché il portale è stato aperto. Vabbè, ci siamo persi quelli della biblioteca, vabbè. Posso fare azioni. Vedete, potevate fare un F5. Ma che ti F5? Ma è un po' di buon senso. Fate fare così a me, ardente. Ma va. Io quasi quasi gli metto un muro di fiamme. È giusto così, non ti preoccupare. Il bello di ogni run unica. Tipo, io questa cosa qua non l'ho mai vista. Manco io. Per cui. Venite da papà. Minchia, guarda come sono tutti in fila. A me non ho visto niente di niente. Sì, sì, venite, 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 raga. Venite, venite. Ah.
Aia. Quanto ho io di classe armatura adesso? Oh, 25. No, un bago. Lancia silenzio? Sì. Ah no, su di noi. Beh, come fosse un problema. Oh no, un campione caduto. Si deve essere fatto male. Un campone in ciampone. Un campione in ciampone. Cabo. Clac. Cazzo vuol dire clac? Devi dire che questo ranger caduto possiamo lasciarla ai miei ghoul. Comunque Gabbo, non so se lo sai, ma io e Vittorio abbiamo deciso che il trono vagante di Ixalan adesso si vagone. È il trono vagone, esatto. Ma certo. Boom! Grazie Ventu. Non colpire i miei cosi, per favore, grazie. Poi non hai visto la sfida trivia su Metal Gear con RaveTube, ma quante cazzo ne sai? Un po', Ale, un po'. Motivo sei. Per cui ieri nella live di Sara post Metal Gear Solid 3 c'eravamo io e Michele. Boom! Dai. Dai. Cioè per spendere vai vai buona. Per una parola guaritrice va bene. Beh, infatti poi è morto. A posto. Bravo cretino. Olè. Dai mena. Credo di poter fare di meglio, però, invece della palla. Oh no, stanno menando l'uccellino. Minchia, che gangbang qua. Sì, è. Ok. Ok. Ah, è la mia volta. Vabbè, apri le danze, Gabbo, e poi vado io. Ma si può spostare? No, non credo parli con si me. Si può spostare? No, 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 ma non è quello. Devo prendere il corvo. Vabbè, il corvo lo puoi rievocare, no? No, sti cazzi del corvo. Bravo, sti cazzi del se corvo. Se fosse stato il maiale non l'avresti detto. Vero? Tu non vedi se ti colpisco, vero Gino? No, ma chi se ne frega, vai. E... Oppa. Sì, mi hai preso, ma sti cazzi. Oh. Ah, si è evocato i guardiani spirituali, il merda. Allora. Azione bonus, non la devo usare. Vabbè, a sto punto marchio del cacciatore. Stonk! E punizione divina? Ma sì, una gliela facciamo. Secondo attacco. Venite da papà. Ci arrivi? O vuoi che gli faccia un... No, non, ho finito le azioni io. Oh no, io non posso venire, quindi mi spiace. Ma c'è solo un ranger caduto qui. Cioè, sì, dai, dai. Abbiamo finito. Turno. Vai, Delia. Chi è rimasto? Questo ranger vicino a me. No, ecco. Boom. Bella combo. Uno spadone più uno. E quindi adesso? Quindi adesso riposino breve e si è aperto il portone. Hai fallito le prove di Balduran. Unlucky. Unlucky.